qui come ogni martedì con la nostra rubrica Passi di quotidianità. Oggi intervisteremo una persona davvero speciale che spero regali un po' di dolcezza, un raggio di sole in queste giornate che sono un po' grigie e nebbiose. Per questo ci colleghiamo direttamente con la nostra inviata speciale Liliana in casa Raffaele. Liliana, mi ricevi? Ok, a voi il servizio. Ciao mamma, presentati per chi non ti conosce. Ciao a tutti, sono Dina Cardella, faccio la mamma a tempo pieno di Liliana, Lidia e la nuova arrivata Daria. Tu che hai già vissuto due gravidanze, quali differenze hai percepito rispetto alla nascita di Daria? In realtà sono tante cose diverse, soprattutto i tempi, ma anche la mia età. Ai tempi avevo 20 anni quando ho avuto Liliana e Lidia, 20 e 22. Ora sono più grande, sono più matura e quindi la vita la vedo diversa e mi comporto anche in modo diverso con la bambina. Che sensazioni ed emozioni si provano ad essere in dolce attesa e partorire ai tempi del coronavirus? Il coronavirus è coinciso con l'ultimo mese di gravidanza, anche se mi hanno ricoverato un po' prima perché ho avuto dei problemini, però lì è stata una brutta esperienza perché c'erano i infermieri, i dottori con mascherini, guanti, ti guardavano da lontano, entravano nella stanza solo in estrema necessità, se no eri da solo in quelle quattro mura. Poi il 16 marzo ho partorito a Daria, è stato un momento di gioia, però nello stesso tempo ero un po' abbattuta perché non potevo vedere i miei cari. Però è passata anche questa. Poi il sabato sono ritornata a casa e ho riabbracciato le altre mie figlie. Perché hai scelto l'orologio? L'orologio perché in questo periodo, anche se stiamo a casa e abbiamo un sacco di tempo a disposizione, in realtà con Daria non ho tanto tempo perché sono sempre o a lattare o cambio pannolino, bagnetto, quindi sono sempre dietro l'orologio. Cosa diresti alle mamme in dolce attesa? In questo periodo di coronavirus sicuramente c'è molta ansia e paura, però vi assicuro che andrà tutto bene perché la gioia di diventare genitore supera tutto. Cosa c'è di più bello che iniziare la settimana con queste parole? Iniziare un po' con la commozione che nasce dall'inizio di una nuova vita. Sentiamo molto spesso e ci informiamo anche sul numero dei morti, sul numero degli infetti, però poco ci concentriamo invece sul numero dei nati e su quanti speriamo ancora ne nasceranno in questi giorni. Quindi, innanzitutto ringraziamo Dina, ringraziamo la nostra inviata Liliana, ringraziamo tutta Casa Raffaele e inviamo un grosso bacione di benvenuto a Daria. E state attenti perché i prossimi ad essere intervistati potreste essere voi. A presto!